Valerio Usuelli, responsabile Fleet and Business, ci spieghi in che ambito, in che mondo lavori? Allora, l'ambito in cui lavoro è prettamente rivolto alle aziende, ma non solo. In alcune volte sono anche i privati perché coincidono con i titolari d'azienda. Il discorso del fleet and business si occupa di trovare soluzioni rivolte alle aziende per l'acquisto di veicoli, dei nostri veicoli, che possono essere soluzioni di natura finanziaria, prettamente finanziaria, leasing, finanziamento, piuttosto che locazione e noleggio a lungo termine. Queste sono le due principali. Per cui le tue competenze non sono più solo quelle di un venditore di automobili, per cui di qualcosa che Esattamente. tocchi, ma anche di un La consulente finanziario. figura proprio di consulente, cioè dare delle indicazioni al cliente su quale potrebbe essere la soluzione migliore per l'acquisto di una delle nostre vetture. Sappiamo che la caratteristica dei vostri brand è quella di avere un'altissima rivendibilità e un valore residuo nel tempo, cosa che le distingue da tutto il resto dei veicoli che sono sul mercato. Esattamente. Ci spieghi, quali sono i servizi più particolari di cui disponete, che proponete ai clienti? Beh, innanzitutto, come giustamente dicevi tu, rimarcavi il discorso di un valore futuro garantito veramente molto molto alto e quindi questo ci facilita per lo strumento finanziario che può essere il leasing, che è un po' più competitivo per un valore futuro garantito maggiore rispetto al noleggio a lungo termine. Abbiamo su alcuni marchi, ad esempio Jaguar, sappiamo che per 3 anni o 100.000 km abbiamo la manutenzione, i pacchetti di manutenzione incluse, quindi va a avvicinarsi molto a quello che potrebbe essere un noleggio a lungo termine, dando però la facoltà al cliente di poter decidere se alla fine di tenere o meno il veicolo. Ti è mai capitato di consigliare al cliente un servizio meno favorevole per la concessionaria, ma più favorevole per lui? Beh, la soddisfazione del cliente viene in primis perché ci permette di fidelizzare il cliente, di renderlo nostro ambassador, quindi di farci ottima pubblicità. Quindi, quello che vogliamo fare è cercare di soddisfare il cliente e dare la soluzione migliore. Certo è che non dobbiamo mai perdere l'obiettivo di vendere in perdita, questo non ci deve mai essere. Se dovessi descrivere il tuo capo, Nando Cazzaniga, come lo descriveresti? Che l'età anagrafica non conta perché ha la vivacità di un imprenditore che ha appena iniziato un'esperienza per lui bellissima, quindi gli mette l'entusiasmo, va nettamente a coprire l'età anagrafica. Grazie Valerio, buon lavoro. Prego, grazie.